fatto due chiacchiere su quella che è la fonte solare, e soprattutto, insomma, non abbiamo detto granché, non è compito mio, non fa parte del nostro andare nel dettaglio di come sono fatti i pannelli fotovoltaici o gli specchi delle centrali solare termodinamico. Quello che mi premeva a darvi come informazione di base è appunto, diciamo, un po' i pregi e un po', non dico i difetti, ma diciamo i problemi ancora da risolvere relativi a questa fonte energetica e alle altre di cui parleremo tra un attimo. E quindi, se non avete osservazioni, appunto stamattina abbiamo illustrato questi aspetti relativi alla fonte energetica radiazione solare. Passiamo a un'altra rinnovabile che pure è molto di interesse per un po' tutti i paesi dove è possibile sfruttarla. E interessante prospettiva quella appunto dell'energia eolica. La cosa che subito voglio ripetere, l'abbiamo già detto stamattina, il solare appunto abbiamo visto può utilizzarsi secondo due strade, fotovoltaico o termodinamico. Per l'eolico l'energia a disposizione è energia cinetica del fluido, non c'è il passaggio intermedio attraverso l'energia termica, quindi non c'è conversione termodinamica del calore in lavoro, e quindi diciamo è un efficiente utilizzo, è possibile un utilizzo efficiente della fonte energetica che la natura mette a disposizione. Come abbiamo detto e come avrete capito, insomma, io ci tengo parecchio a questi aspetti, sottolineandoli più volte, è importante poter convertire una forma di energia in un'altra con il minimo di dissipazione energetica possibile. Chiaramente quando la fonte è quella termica questo è impossibile, per quanto noi possiamo essere bravi a costruire le macchine, c'è proprio un limite fisico nella conversione termodinamica del calore in moto. Quando l'energia a disposizione invece è della stessa qualità, poi torneremo su questo concetto evidentemente di qualità dell'energia, della stessa qualità, dicevo, la fonte rispetto alla forma di energia che vogliamo ottenere, e allora chiaramente l'efficienza di conversione è molto molto più alta. E quindi, parlando di energia cinetica del vento, abbiamo questo vantaggio di fondo di non dover affrontare nessun tipo di conversione termodinamica. Detto questo, diciamo che quei due problemi che abbiamo sollevato stamattina relativi al solare, cioè la aleatorietà della fonte, il sole una volta c'è, una volta non c'è, e l'altro problema della densità di potenza, cioè quanto deve essere grande l'impianto per poter, ovvero meglio, quanta potenza si riesce a ottenere da un impianto di certe dimensioni. E questi problemi chiaramente si ritrovano in maniera simile, non uguale, ma simile anche per quanto riguarda lo sfruttamento dell'energia eolica. È abbastanza evidente che è anch'essa una fonte aleatoria, cioè il vento
in un certo sito. Una volta che uno chiaramente ha individuato il sito, come sapete si fanno degli studi preliminari, cioè questi aerogeneratori, così si chiamano, non è che vengono montati in un posto così scelto a caso, si fanno degli studi di fattibilità per individuare, diciamo, storicamente il sito dove le caratteristiche del vento risultino essere ottimali. Ciò nonostante è chiaro che il vento è assolutamente variabile, sia come intensità sia come, come direzione. Tenete presente un piccolo dettaglio, ripeto, facciamo solo una panoramica, anche qui non entreremo nel dettaglio del funzionamento di queste macchine, ma un piccolo dettaglio, contrariamente a quanto si possa immaginare, queste macchine hanno un campo di velocità del vento accettabile, un campo abbastanza ristretto, nel senso che non dovete immaginare che quanto più sia veloce il vento tanto meglio è, non è così. Ogni macchina è progettata per poter smaltire una certa portata di vento che soffi con una velocità compresa fra due estremi, una minima evidentemente e una massima, e quindi oltre certi livelli le prestazioni della macchina incominciano a decadere. Quindi questo per dire, chiaramente questo vincola ulteriormente il problema, nel senso che le condizioni per poter produrre con una accettabile efficienza energia meccanica ed elettrica, le condizioni del vento sono abbastanza limitate, quindi se ci si discosta la produzione cala o si ferma del tutto. Quindi ancora una volta il concetto di aleatorietà della fonte, e quindi le stesse problematiche da questo punto di vista, diciamo le stesse che, di cui abbiamo parlato stamattina, cioè o immettiamo in rete l'energia elettrica prodotta in maniera discontinua, cioè a seconda di come la produciamo così la immettiamo in rete, oppure per un utilizzo in isola, cioè senza collegamento alla rete, per garantire un certo funzionamento bisogna prevedere dei sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta e successivamente di distribuzione di questa energia elettrica. Quindi questi sono problemi al contorno che vanno appunto a complicare un po' la vita nel tentativo di sfruttare questa fonte. L'altro appunto problema è quello simile, come dicevo, per quanto riguarda simile al discorso sull'energia solare, quello relativo appunto alla densità di potenza. Dicevo, problema simile anche se non uguale, nel senso che anche in questo caso per ottenere una potenza significativa c'è bisogno di macchine tipo queste che vedete qui, di grandi dimensioni, dalle quali si ottiene una potenza accettabile ma non elevatissima, e quindi per ottenere complessivamente una centrale che produca potenze confrontabili con quelle delle centrali termoelettriche c'è bisogno di parecchie macchine di questo tipo in parallelo, e parecchie macchine significa un ingombro di territorio notevole. Vediamo, questa è una centrale in esercizio in Sardegna. Teniamo presente, quindi è abbastanza recente, non è di ieri, però è abbastanza recente. Quelle che vedete, appunto, questi cosiddetti aerogeneratori o turbine, sono sinonimi, turbine eoliche,
sono macchine di grandi dimensioni. Vedete, il rotore di queste turbine ha un diametro di circa 70 metri, quindi insomma, da qui non so se si riesce ad apprezzare, ma diciamo una sola di queste macchine è abbastanza grande. Chiaramente, quindi questo è un diametro, e quindi è chiaro che dovete considerare che la macchina adiacente dovrà essere a distanza opportuna, considerando questi valori del diametro del rotore, ma considerando il fatto che devo evitare l'interferenza tra una macchina ed un'altra. Quindi non le posso mettere attaccate, diciamo, quindi non le posso mettere a distanza sufficiente che non si tocchino, ma devo anche prevedere, ancora più distante, per evitare interferenze. Questo per dire appunto che, ancora una volta, che per generare una distanza accettabile, insomma, una piccola centrale molto piccola, insomma, da 12 megawatt come questa, io ho bisogno di un territorio, l'occupazione di un territorio abbastanza ampio per poter installare, qui ne vediamo 4, insomma, per poter installare 7 di queste macchine. Chiaramente le cose potrebbero teoricamente andare un po' meglio laddove non mi risulta che dalle nostre parti ci siano situazioni del genere. Questa è una tipica situazione del Mar del Nord, Danimarca. Non so se vi ricordate quel quadro che abbiamo visto stamattina, dove si vedeva che la Danimarca praticamente riesce ad esportare parte dell'energia elettrica che produce, perché appunto loro hanno, vedete, fuori, insomma, offshore, quindi lontano dalla costa, hanno parecchie di queste macchine, di queste centrali, e riescono a produrre in questo modo significative quantità di energia. Ok. Molto bene. E quindi questo per quanto riguarda l'eolico, quindi sempre in chiave del tutto generale, insomma, queste le principali proprietà, quindi simili a quelle che abbiamo visto stamattina a proposito del solare, con delle differenze quantitative. Chiaramente è chiaro che il rapporto potenza-superficie cambia, non è lo stesso nei due casi, solare ed eolico, e tutta una serie di problemi legati alla trasformazione della fonte primaria in forme utili di energia sono diverse, però queste problematiche sono sicuramente in comune, quelle a cui abbiamo accennato poco fa. Ok, un piccolo esempio per completare il quadro. Anche questa mattina ancora abbiamo visto, come dicevo, la possibilità di utilizzare energia termica che, diciamo, la natura mette spontaneamente a disposizione in alcuni siti dove evidentemente c'è una certa attività nel sottosuolo, dove quindi ci sono queste sorte di caverne sotterranee nelle quali ci sono cospicue quantità di acqua che contemporaneamente vengono interessati a flussi termici provenienti da attività vulcaniche o quant'altro, e che quindi riescono a far raggiungere
all'acqua a temperature elevate o in alcuni casi addirittura anche a produrre il passaggio di fase, ovvero rendere disponibili in queste cavità vapore e pressioni e temperature più o meno variabili, ma comunque sufficienti a dare vita a un ciclo Rankine, per esempio, che ci è familiare, e quindi all'utilizzazione in questo senso. In Italia abbiamo un'unica situazione geografica che ci consente una cosa del genere, è in Toscana, in provincia di Pisa, località Lardevello, che però in realtà è estesa, è una zona abbastanza estesa, che è appunto formata da una trentina di impianti di questo genere, che riescono a produrre una bella potenza, se, insomma, 760 rotti megawatt sono la potenza tipica di una di due grosse centrali tradizionali, più o meno, considerando che una classica centrale termoelettrica ha una potenza sui 300-400 megawatt, 700 è la potenza di due di queste centrali, o di una mega centrale, che esistono nel mondo, esistono centrali termoelettriche da fino a anche un migliaio di megawatt. Comunque è una discreta potenza, e statisticamente diciamo è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di un quarto dell'intera regione toscana, poco 25-26%, che non è poco. È quindi, come dicevo, una forma di energia abbastanza interessante, diciamo, a cui ci sono dei pozzi di estrazione del vapore che subisce un po' di trattamenti per sia per questioni di aggressività chimica nei confronti dei metalli in cui sono realizzate le macchine, le turbine, sia per portarlo nelle condizioni ritenute ottimali di pressione e di temperatura, e quindi in questo modo, però, diciamo, con una spesa energetica diciamo trascurabile, il vapore può andare ad espandere in turbina e quindi dare vita in qualche modo a quel ciclo Rankine che conoscete. All'uscita della turbina appunto sarà in una fase di vapore saturo, praticamente di titolo abbastanza elevato, e quindi un flusso bifase che dovrà essere riportato in condizione di liquido. Di solito ci sono queste torri di refrigerazione, in modo tale da sottrarre il calore necessario per la condensazione. È chiaro che normalmente da qui non si capisce, questo è lo schemino. Diciamo, volendo entrare più nei dettagli, diciamo che di solito il fluido che è geotermico cosiddetto, che viene fuori dal sottosuolo, non è propriamente quello che va a impattare sul, cede calore attraverso degli scambiatori, e quindi diciamo c'è questa ulteriore operazione, chiaramente con un minimo di dissipazione. Il fluido di lavoro insomma sarà normalmente acqua trattata, demineralizzata, portata ad una certa pressione dalle pompe di esercizio dell'impianto, e quindi, come vi dicevo, danno vita al ciclo Rankine tradizionale, dove la fonte termica è il calore appunto messo a disposizione dal fluido geotermico.
un paio di piccole precisazioni ancora. È chiaro che nell'ottica in cui si cerca di sfruttare al meglio qualunque fonte così generosamente messa a disposizione dalla natura, per meglio dire, non si butta via nulla, è chiaro che non sempre questo fluido geotermico ha quelle temperature tipiche per dare vita al classico ciclo Rankine, insomma, diciamo, la temperatura di inizio espansione, non so se vi ricordate, poco dovrebbe essere intorno ai 300 gradi centigradi, quindi vuol dire che il fluido caldo, il fluido che proviene dal sottosuolo, considerando un minimo di scambio termico, dovrà avere temperature anche superiori a queste. E in natura non sempre ciò accade, a volte insomma questo fluido è disponibile a 150, 120, 180 gradi centigradi o cose di questo genere, e appunto per comunque non buttare via questa fonte energetica si possono fare delle cose alternative, o fare una sorta di ciclo Rankine dove però il fluido di lavoro non è più l'acqua, ma sono dei fluidi particolari, tipo fluidi organici cosiddetti, tipo un po' quelli che stanno negli impianti di condizionamento o degli idrocarburi, per esempio. Perché? Perché questi hanno delle temperature di saturazione ad una certa pressione nettamente più basse rispetto a quelle dell'acqua. Quindi se per esempio ad una certa pressione, per arrivare in condizioni di surriscaldato, l'acqua deve raggiungere i 300 gradi centigradi, questi fluidi magari sono a quella pressione vapore surriscaldato già a temperature di ordine appunto dei 150, 160, 180 gradi centigradi, e quindi danno vita a questi cicli Rankine organici cosiddetti, con la sigla ORC, Organic Rankine Cycle, proprio a indicare che il fluido di lavoro è un fluido diverso dall'acqua, un fluido organico diverso dall'acqua. Ok, infine, chiaramente, diciamo, noi ci riguarda di meno dal punto di vista della conversione dell'energia, però per completare il quadro, queste forme di energia termica provenienti appunto dal sottosuolo possono essere sfruttate tal quale, cioè come sono, come energia termica, senza porsi il problema della, per riscaldare ambienti, per produrre acqua per uso sanitario, per alcune coltivazioni nelle serre e via discorrendo. Anche questo appunto viene sfruttato. Piccola parentesi, appunto il paese, lo sapete, la nazione più ricca di questa fonte energia è l'isola che si chiama Islanda. L'Islanda ha risolto, una piccola isola, però ha risolto, diciamo, tutti i suoi problemi energetici praticamente grazie a questa forma di energia, la geotermica, dove appunto ne hanno praticamente, insomma, gli islandesi non spendono un euro per come bolletta del riscaldamento, insomma, perché hanno questo calore praticamente gratuito. Addirittura ci sono alcuni casi in cui lo hanno in eccesso questo calore, siccome d'inverno in particolare, poi al contrario, insomma, fa abbastanza freddo da quelle parti, insomma, si riempiono di neve, di ghiaccio le strade, eccetera, addirittura riscaldano le strade con questo calore che tanto non sanno che fa, riscaldano le strade per non far formare ghiaccio sulle strade, quindi si muovono in condizioni di maggior sicurezza, oltre ad avere chiaramente delle centrali grosso modo di questo tipo.
Va bene, piccola curiosità. Insomma, non c'è granché altro da aggiungere. Chiaramente poi sarà il nostro compito andare a vedere come funziona il ciclo termodinamico descritto, e lo faremo tra qualche settimana. Bene, il panorama lo possiamo completare, ecco, con, diciamo, questa animazione che mi è servita così come in introduzione per aiutarmi a dire che cos'è la macchina, perché è utile, a che cosa ci serve, eccetera. In realtà è una animazione costruita sul modello di una particolare macchina idraulica, si chiama così, ovvero una turbina idraulica, un particolare tipo di turbina idraulica che poi studieremo in dettaglio fra un po', diciamo, fra qualche mese. Una turbina idraulica, quindi adesso ci limitiamo a completare la panorama, a vedere in generale varie delle considerazioni su questa fonte energetica, la fonte energetica che è appunto l'energia potenziale idraulica, in analogia con l'energia eolica del vento, e quindi abbiamo detto si tratta di energia cinetica. Anche in questo caso in pratica utilizziamo prevalentemente energia cinetica di un corso d'acqua che in pratica trasferisce la propria energia cinetica alle palle di questa macchina, di questa turbina idraulica. E in comune con le fonti che abbiamo visto fino a poco fa, ha la caratteristica della rinnovabilità, sicuramente, la caratteristica di non dover effettuare una conversione termodinamica, quindi anche questa favorevole, caratteristica favorevole, ovvero quella di poter trasformare direttamente la fonte primaria nella forma di energia utile. E quindi una trasformazione, almeno sulla carta, almeno teoricamente, che può essere realizzata con efficienza molto elevata. E altro vantaggio, sempre in comune con le altre fonti, è che quindi niente conversione termodinamica, ma neanche niente processo di combustione, di cui parleremo tra poco, che processo di combustione significa sempre problemi di impatto ambientale di un certo tipo. Queste appunto caratteristiche sicuramente in comune con le altre due fonti rinnovabili, però poi ci sono delle differenze profonde, cioè laddove è disponibile questa fonte non ha quelle problematiche dovute alla aleatorietà né alla quel discorso sulla densità di potenza, nel senso che aleatorietà, insomma, praticamente non c'è, cioè se la risorsa idrica c'è, grosso modo ci si può contare. È chiaro che ci sarà una variazione stagionale, come potete facilmente immaginare, tra estate e inverno, specie alle nostre latitudini c'è un'escursione termica apprezzabile, quindi fenomeni di evaporazione che potrebbero essere significativi durante la stagione estiva. Ma tenendo in debito conto, d'altra parte sono cose prevedibili queste, non è il solito, quindi basta studiare questo fenomeno per un certo numero di anni significativo e uno si fa un'idea della variazione della portata sulla quale si può contare. Dopodiché la fonte sicuramente
non può essere classificata come aleatoria e quindi può tranquillamente dare vita ad una produzione continua che può essere immessa in rete con buone caratteristiche di qualità dell'energia elettrica prodotta e quindi sicuramente molto interessante da questo punto di vista. L'altro aspetto anche interessante è quello dell'elevata, in questo caso, elevata densità di potenza, cioè queste macchine appunto non sono molto diverse da quelle che utilizzano l'energia termica, tipo la turbina a gas che abbiamo visto un paio di volte stamattina, diciamo come rapporto potenza prodotta su ingombro della macchina stessa. Questo è chiaramente dovuto al fatto che, come potete intuire facilmente, il peso specifico dell'acqua è di qualche ordine di grandezza superiore a quello, per esempio, dell'aria, che costituisce il fluido di lavoro nel caso dell'energia eolica, per esempio. E quindi questo significa energia per unità di massa molto superiore. Questo appunto è un esempio. Quindi questo era il cartone che abbiamo visto, l'animazione che abbiamo visto prima. Questa è una foto di una macchina vera, di una macchina reale in una centrale italiana esistente. Chiaramente le macchine, le turbine idrauliche che sfruttano questa forma di energia sono di diversa tipologia. Questo è un esempio e stasera ci limitiamo soltanto all'esempio, poi farà parte del nostro programma vedere come sono realizzate, quali caratteristiche hanno e le diverse macchine idrauliche. Impareremo che ci sono due parametri che fanno la differenza fra una macchina e un'altra. Insomma, i due parametri importanti sono quanta acqua in una certa unità di tempo deve smaltire la macchina, quindi la portata di fluido, e da che altezza quest'acqua precipita sulle pale della macchina. Soprattutto quest'ultimo parametro è molto variabile. Abbiamo in Italia, ma più o meno nel mondo, possiamo dire, abbiamo centrali dove sfruttano una caduta anche di un migliaio di metri, acqua che precipita in delle condotte opportune per 1000-1100 metri e quindi arriva con un contenuto di energia cinetica considerevole ad impattare queste pale, quindi le pale, quindi la macchina idraulica, la turbina idraulica dovrà avere una forma particolare, un po' come questa che vedete qua, dove queste pale hanno una forma particolarissima, immediatamente riconoscibile, tipo un doppio cucchiaio, due cucchiai attaccati su un bordo, lungo un bordo, e costituisce una categoria di macchine idrauliche. Come vi dicevo, per grandi salti geodetici, cioè quando l'acqua precipita per un'altezza molto rilevante. Però chiaramente esiste invece un caso diametralmente opposto, cioè quando voi avete una buona portata d'acqua, cioè avete un fiume per esempio di una portata interessante che però scorre praticamente pochi metri sul livello del mare, e come sapete occorre realizzare uno sbarramento su questo fiume, no? La diga, la cosiddetta diga, che appunto innalza il livello dell'acqua, e a questo punto questo salto si riduce da alcune centinaia di metri, in qualche caso abbiamo detto fino a anche oltre 1000 metri, ma abbiamo impianti idraulici di questo tipo dove il salto è 10 metri, 6-7 metri in alcuni casi, e quindi l'acqua in 6-7 metri acquista energia cinetica specifica, cioè nel senso di acquista velocità relativamente bassa,
però evidentemente tutto viene compensato da una massa di acqua molto elevata. Sono gli impianti che si realizzano tipicamente su grossi fiumi, insomma sul Nilo, sul Tigre, sull'Eufrate, sul Mississippi, trovate impianti di questo genere, anche in Italia, insomma, con delle dimensioni più contenute, ma insomma. E quindi, comunque dicevo, i due parametri che governano questo fenomeno sono esattamente questi due: la portata d'acqua e il salto geodetico dal quale questa portata precipita sulla turbina. In funzione di questa coppia di parametri viene opportunamente disegnata la macchina idraulica ritenuta più idonea per sfruttare queste due caratteristiche dell'energia. Ok? Va bene, ci ho detto, volevo fare insieme con voi un po' di considerazioni sull'impatto ambientale di queste fonti energetiche. È un argomento al quale io sono particolarmente interessato e sentirete qua e là durante il nostro corso fare spesso riferimento a questi aspetti. Allora, come vi accennavo stamattina, ogni trasformazione energetica prevede un certo impatto sulla natura. È chiaro che gli impatti però non sono tutti uguali, né per quantità né per qualità, nel senso che tutti gli impianti cosiddetti motori termici, cioè dove vedete questa parola termico, e quindi escluso quelli geotermici, quindi quelli tradizionali, sono caratterizzati dal fatto che quell'energia termica appunto verrà prodotta a seguito della reazione di combustione di un certo combustibile. Dove voi vedete una reazione di combustione, immediatamente potete con certezza, senza dover studiare più di tanto, ma studiare tanto sì per risolvere alcuni problemi, ma senza studiare più di tanto potete affermare che l'ecosistema nel quale avete realizzato la reazione di combustione è stato modificato. Ma questo proprio, diciamo, tra virgolette, per natura, perché la reazione di combustione è una reazione che preleva dall'ambiente delle sostanze, dei componenti naturali di quell'ambiente e ne riversa altri elementi, in quell'ambiente riversa altre sostanze, e quindi sicuramente quegli equilibri sono mutati, su questo non ci piove. Può essere più o meno sensibile questo cambiamento e quindi comportare conseguenze più o meno gravi, e questo è un altro discorso, e diciamo, cercheremo entro certi limiti, entro insomma una certa misura, cercheremo di dire nel corso della nostra lezione, cercheremo di dire qualcosa appunto su come limitare questa alterazione degli equilibri
di un ecosistema dovute a una qualunque reazione di combustione. E questo sicuramente è un aspetto relativo all'impatto ambientale da prendere in grande considerazione. Però, diciamo, turbare l'equilibrio appunto di un ecosistema non significa soltanto turbarne, nel caso di prima, perturbare la composizione, diciamo, dell'aria atmosferica. Impatto sull'ambiente non significa soltanto questo. E quindi, come vi dicevo, ognuna di queste fonti di cui abbiamo fatto questa rapida carrellata ha comunque un certo impatto sull'ambiente. Non so, la fonte solare, come abbiamo detto, diciamo, il suo primo impatto è quello di invadere porzioni di territorio molto grandi per destinarle appunto alla captazione. Del problema che vi dicevo della densità energetica, appunto, se voglio produrre una potenza significativa ho bisogno di occupazione di suolo in misura considerevole. Un suolo che quindi non può essere destinato ad altri scopi, e che quindi già questo è un impatto sull'ambiente. Qui siamo nel deserto del Mojave e quindi, diciamo, in qualche maniera se lo posso anche permettere. C'è stato comunque qualche problema sull'ambiente, nel senso che in queste zone, comunque nel deserto, non pensate che non viva o non cresca nulla. Chiaramente ogni forma di vita animale e vegetale è scomparsa in questo deserto. Questo lo dobbiamo accettare. È chiaro che possiamo dire che è un prezzo basso da pagare a fronte di disastri ecologici ben più gravi, ma comunque il costo, come vi dicevo, non è zero. Tenete presente che in tutta quest'area, giusto una curiosità, ma è vero, documentato, diciamo, se per caso si trova a passare un uccello, diventa arrostito, insomma, praticamente. No, è vero. È successo e così è. E quindi, tanto per darvi un'idea, solare, l'eolico è, insomma, più o meno problematiche simili, nel senso, come vi dicevo, comunque c'è un problema di occupazione del suolo. Anche qui non è uno scherzo, cioè, da una parte, come sapete, queste fonti sono incentivate, nel senso che chi decide di produrre energia a partire da questa fonte ha diritto a delle agevolazioni da parte dello Stato di vario tipo, insomma, non è qui il caso di parlarne, perché appunto evidentemente quanti più watt riusciamo a produrre con una fonte del genere, tanto meno dovremmo produrre bruciando del combustibile, che questa è un po' l'idea. Come sapete, in Europa c'è questo programma, Europa e Unione Europea, e quindi anche il nostro paese evidentemente, che si chiama proprio Horizon 2020, cioè 2020, Orizzonte 2020, che appunto si prefigge di arrivare a un utilizzo delle rinnovabili pari al 20% del fabbisogno nazionale nel 2020, e quindi per fare questo, insomma, naturalmente bisogna spingere sul sole, sul vento, sull'idraulico, eccetera, altrimenti questo traguardo non viene raggiunto.
E quindi, come vi dicevo, una società che decide di installare un impianto di questo genere insomma, viene incentivata. Poi si rivolge al sindaco del comune sul cui territorio deve andare a mettere questo e ottiene una serie di rifiuti, di divieti per, a poter installare queste cose. Perché? Perché fanno rumore, quindi chiaramente il discorso è sempre lo stesso, non alterano la composizione dell'aria come il sole, però l'impatto non è nulla, c'è un impatto acustico, c'è l'occupazione dello spazio, qui i pastori che portavano, producevano ottimi formaggi pecorini in questa zona e si sono opposti a lungo perché non potevano più portare le pecore a pascolare da queste parti, quindi sembrano curiosità, insomma, però nel nostro mestiere l'ingegnere deve anche tenere conto anche di queste cose. E questo per darvi giusto un'idea, sì, per strapparvi il sorriso, ma per darvi un'idea di che cosa intendo quando dico impatto ambientale non nulla. Ok? Naturalmente, insomma, problematiche simili anche per quanto riguarda le centrali idroelettriche, cioè chiaramente l'acqua poi viene restituita al fiume dal quale è stata prelevata, ma le sue condizioni sono un po' cambiate. Chiaramente se c'erano dei pesci questi non ci possono stare, insomma, in un bacino di questo genere. Anche qui gli impianti hanno un grosso impatto visivo sull'ambiente, da questa piccola immagine non si capisce, però forse ve riuscite ad immaginare, a parte discorsi di sicurezza, nel senso che queste dighe qua, se cedono in qualche punto, possono creare disastri. In Italia c'è stato un disastro negli anni, non so se l'avete letto, perché certamente non eravate nati, anni 60. In località fra il Friuli e il Veneto, Vajont, avete sentito questo nome, è il nome della località, da quelle parti c'è appunto un impianto di questo genere dove praticamente più che cedere la diga, se non sbaglio, ci fu uno smottamento a monte, in pratica andò a finire una quantità enorme di materiale roccioso, terriccio e altro all'interno dell'invaso, che quindi provocò un'onda che scavalcò, un'onda enorme che scavalcò la diga e andò a finire nel paese, nell'abitato, facendo numerose vittime. E quindi il discorso sull'impatto ambientale, giusto per darvi un'idea di questo tipo di problema.